Dall'incontro è emerso come la Glencore negli incontri precedenti avesse manifestato la sua volontà di rimanere nel territorio, confermando a modo suo che le attuali costi energetici non fossero sufficienti per poter ripartire. È che è in corso uno studio di valutazione per la riconversione dello stabilimento, ma che attualmente non ci sono impegni possibili. Non vi sono strumenti di calmieramento del prezzo da mettere a disposizione per far fronte alle esigenze della Portovesme SRL. Questo è quanto emerge dal vertice in videoconferenza col Ministero delle Imprese del Made in Italy, con la sottosegretaria Fausta Bergamotto, a cui hanno partecipato le organizzazioni sindacali, il presidente della regione, Christian Solinas, e i sindaci dei territori coinvolti. Ancora incertezze e pochi chiarimenti sul fronte del costo energetico. I sindacati, infatti, chiederanno una riunione urgente con l'azienda per capire le intenzioni, se vi è la disponibilità a fare un passo indietro. Intanto, ufficialmente parte oggi il primo step al tavolo tecnico per il progetto di riconversione proposto da Glencore. Prima di avviare l'incontro con l'azienda, la Bergamotto attendeva il parere dei sindacati e della regione. Si è preso l'impegno di istituire un tavolo tecnico che vedrà anche le organizzazioni sindacali sedute. Questo avrà il compito entro il 30 giugno di poter valutare l'eventuale riconversione dello stabilimento dal punto di vista tecnico e sociale. Entro fine mese avrà vita il tavolo tecnico col governo e l'azienda per il progetto di revamping. Nel vertice di questo pomeriggio è stata confermata anche la presenza della regione e delle organizzazioni sindacali che avevano richiesto con fermezza la partecipazione.